Buonasera, bentrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione su Teletruria, festa della Repubblica celebrata all'Anfiteatro di Arezzo. Nell'occasione il prefetto di Arezzo Maddalena De Luca è stata insignita dal Presidente della Repubblica del titolo di cavaliere. Una festa della Repubblica in uno scenario bellissimo, fortemente voluto, anche da lei, e anche un momento di riflessione e, dicevamo, anche di festa. Sì, è la festa di tutti noi, la festa degli italiani, la festa della Repubblica, quindi tra le celebrazioni è quella più alta. È un momento però anche di riflessione sui temi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, quindi la pace, la solidarietà, la vicinanza ai più deboli. Quindi è un momento di grande condivisione, è un momento di gioia, ma è anche un momento in cui dobbiamo fare il punto della situazione per essere sempre più incisivi e sempre più vicino alla comunità. Nel discorso che lei ha letto di Sergio Mattarella, del presidente, c'è anche un ricordo forte, un invito anche all'aiuto, alla vicinanza alle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione. Sì, noi siamo vicinissimi alla popolazione dell'Emilia-Romagna che è stata colpita da questa tremenda tragedia. È una popolazione forte, è una popolazione resiliente e sicuramente stanno mettendo in campo tutto quello che è possibile mettere in campo per ritornare subito alla normalità, ma tutta l'Italia si stringe intorno a questa nostra grande regione. Faccio un ultimo pensiero. Per lei oggi è stata una giornata bellissima perché il Presidente della Repubblica ha pensato a lei, a consegnare addirittura la pergamena ai suoi figli. Sì, è stato un momento veramente molto emozionante, non me l'aspettavo, e dedico questo riconoscimento per me, che è veramente un grande onore ed è un momento di grande commozione. Lo dedico ai miei genitori, a mio papà che non c'è più e alla mia mamma. Dopo l'annuncio da parte di Fimer di voler rinunciare al concordato preventivo, è scattata l'occupazione dello stabilimento di Terranuova Bracciolini da parte dei lavoratori. Oltre alla preoccupazione e allo sconcerto, c'è tanta rabbia. È una situazione paradossale quella che stanno vivendo in queste ore i lavoratori della Fimer di Terranuova. Dopo l'annuncio in tribunale da parte dell'azienda di voler rinunciare al concordato preventivo e quindi all'ingresso di Grey Bull McLaren, oltre allo sconcerto, è scattata la rabbia. Lo stabilimento è occupato dal tardo pomeriggio di ieri nell'arco delle 24 ore su turni con il fermo della produzione. Unanime la volontà di sindacati ed istituzioni: non ci faremo portare via la fabbrica. Oggettivamente ormai non ci interessa nemmeno sapere più quali sono gli scenari e le proposte di questa proprietà. Noi vogliamo riconquistarci la nostra dignità, il nostro posto di lavoro e per far questo occupiamo lo stabilimento. Siccome questo stabilimento ha ancora 10 milioni di portafogli ordini, è nel settore delle energie rinnovabili, qui si produce e si sviluppa il futuro anche dentro la transizione ecologica, quindi sicuramente qualcuno che prima o poi ci vorrà comprare lo troveremo. Sicuramente noi abbiamo uno scopo con l'occupazione, quello di far arrivare a tutti gli attori che fino ad oggi sono stati presenti al tavolo che gli interessi personali hanno sempre un limite, perché questa azienda non è soltanto della proprietà, ma è anche dei lavoratori. C'è rimasto solo l'occupazione. Le persone si sono rese disponibili per vedere di occupare tutte le 24 ore della giornata, onde evitare che qualcuno veramente venga e porti via tutti i macchinari che c'è qui dentro e si ritrovi una scatola vuota il giorno che si dovesse mai rientrare. Il sindaco Kenny non nasconde la sua rabbia. Le contraddizioni che si sono assommate in questa vicenda io non le ho vissute da nessun'altra parte, da nessun'altra parte. Noi continuiamo con grande determinazione a seguirla. Le persone hanno una dignità incredibile. Purtroppo sembra che questa procedura tuteli i forti rispetto ai deboli, perché in questa procedura la parte forte come dignità sono i lavoratori, ma sono anche quelli più esposti alla fragilità, alle conseguenze di cosa sta accadendo. Buon inizio per la Fiera Antiquaria di Arezzo, che in questa edizione festeggia il 55° compleanno. Boom di espositori e spuntisti, la nuova collocazione dopo il bando piace e sembra funzionare. Assessore Simone Chierici, ci siamo, il giorno X, il tempo per ora vi assiste e la fiera sembra veramente piena qui intorno. Devo dire che avete anche una collocazione diversa dei banchi, un po' più razionalizzata. Allora, il percorso è assolutamente pieno perché abbiamo 229 espositori stamattina, quindi è un numero assolutamente di rilievo. Questo è frutto anche del lavoro fatto con il bando, con un numero di spuntisti che comunque è congruo, perché abbiamo
30 domande di spuntisti, quindi tanta roba. Forse non ce la fate accomodarli tutti alla fine. Ma no, io mi auguro che questo sia il problema del prossimo futuro, poi lo risolveremo, però insomma il percorso è veramente compatto, pieno, bel impatto. Speriamo nel tempo, che oggi non prometterebbe troppo bene, ma insomma confidiamo sul fatto che questo sole regga. Come sempre la troviamo in mezzo agli espositori, alla fiera, è diventata una passione anche per lei. Che aria si tira in giro? Ah, io ascolto spesso qualche espositore, qualche riferimento me lo devo fare, anche perché non essendo io un espositore è chiaro che devo sentire gli umori di chi opera. E non vorrei, la tocco ferro, ma non vorrei, come dire... Diciamo che in questo momento sono contenti, ecco, mettiamola così. Diciamo anche una cosa molto bella e positiva che c'era sfuggita l'altro giorno: verranno fatte delle riprese da una televisione estera? Sì, c'è una televisione nazionale giapponese che in questi giorni farà delle riprese per un documentario sulla fiera. E in più una rivista di settore ci ha lasciato 200 copie che sono ora negli infopoint in cui si parla di fiera da distribuire gratuitamente agli espositori. Chiostro della biblioteca e giardini pensili della provincia per Arezzo Selezione Vintage, che torna per 3 giorni in concomitanza con questa fiera antiquaria. Riccardo Misesti torna Selezione Arezzo Selezione Vintage all'interno della fiera antiquaria, 3 giorni a tutto vintage. Avete cambiato location, possiamo dire, non siete più all'interno del Palazzo della Fraternita, ma qui all'interno del chiostro della biblioteca e poi ovviamente davanti al Duomo. Sì, ormai si sono consolidate le 3 sedi, la Fraternita, il chiostro della biblioteca e il giardino pensile della provincia. Questa è un'edizione estiva, speriamo che lo sia, è partita con i migliori auspici, c'è tanta gente, il sole, quindi speriamo bene. Oltre al sole però le persone cercano la qualità nell'acquistare il vintage, quindi voi come selezionate appunto i vostri rivenditori di vintage? Dunque, i nostri rivenditori sono tutti collezionisti che fanno veramente ricerca, quindi cercano le borse particolari, gli abiti firmati, l'accessorio, l'occhiale, insomma ci sono un po' tutte queste cose. Poi abbiamo aperto anche ai dischi, ai libri, alle riviste. Insomma. Come sta andando ultimamente, al di là di questa edizione che è appena agli inizi? Ma le ultime edizioni sono state un grande successo, quella di marzo addirittura con il sole a tutto fuoco. Quindi. Ma sembra che le persone comunque vi cerchino al di là di tutto. Sì, ci cercano e ritornano a cercare anche i collezionisti che hanno queste bellissime cose. Franco Scortecci ha lasciato la guida di Coingas, un'esperienza intensa che somma anche a quella della istituzione giostra. L'amministratore uscente ha ringraziato tutti chiudendo una pagina molto intensa. È stata un'esperienza intensa, vissuta anche con emozioni forti e non tutte piacevoli. Franco Scortecci ha tolto il disturbo dal massimo scranno di Via Locchi, sede di Coingas. L'ex amministratore unisce questo suo impegno pubblico a quello dell'istituzione giostra, a cui è rimasto idealmente legato. Non posso dimenticare nel 2016 l'evento realizzato a Roma, dove si è dato l'opportunità al sindaco di sfilare con i suoi armati del Saracino in piazza San Pietro e stringere e avere la benedizione del Santo Padre, quindi anche quella è stata un'esperienza affascinante. Di qua, dopo 2 mesi che mi sono insediato, mi sono trovato, non dico con le manette, ma quasi, 4 anni sicuramente pesanti perché non ci ho abituato a essere trattato come un delinquente qualsiasi. Io ho cercato di tenere il profilo basso, la barra dritta, un po' abbandonato a me stesso perché in quel periodo anche la politica mi aveva da tutte le parti abbandonato, ho fatto l'amministratore e oggi dico con soddisfazione sono riuscito a mettere l'azienda in sicurezza mettendo in linea tutte le procedure ANAC per gli incarichi, visto quello che c'era stato nel passato, quindi mettere in sicurezza la mia posizione ma anche quella dei soci, ma penso anche di quelli che verranno. Senta, conti fatti, lo rifarebbe? L'avessi saputo prima no, però la soddisfazione alla fine di uscire con un'azienda sana, col bilancio a posto perché le risorse che siamo riusciti a portare quest'anno non si erano mai viste per il territorio. Mi fa piacere che c'è stato un consenso diffuso perché anche i sindaci che avevano chiesto le mie dimissioni, io diciamo la mia piccola vendetta è stata quella di portare risorse in più, senza fare discriminazioni politiche perché io facevo l'amministratore di un'azienda e come tale mi sono comportato e ho fatto le cose che era opportuno fare. Nuovo distintivo per la Polizia Municipale di Arezzo che si appresta anche a controlli attenti in vista di un weekend molto intenso.
Partiamo da qui, il nuovo distintivo, sicuramente uno stile diverso e più accattivante, perché serve anche per arrivare subito con l'occhio, anche poi quando siamo in giro, no? Per le strade. Sì, esatto, si è voluto cambiare la placca che distingue la nostra uniforme con una placca di tipo diverso, che simboleggia la nostra città, il gonfalone e soprattutto la giostra del Saraceno, che si può ritrovare anche nello stemma di Civitas Arezzi, e quindi si è voluto adottare una placca, diciamo, moderna, nuova, che però possa richiamare la nostra città sia in regione sia nella nostra nazione. Inizia un mese giugno molto impegnativo, la giostra, l'inizio un po' anche dell'estate, che cosa significa per voi? Controlli in centro? Sì, per noi diciamo che il controllo in centro usiamo sempre il solito termine movida, però è già dal 2016 che noi si fa controlli e esercizi nelle giornate di venerdì e sabato. Visto però che la situazione per quanto riguarda l'incidentalità non va a migliorare, riporta all'attualità proprio la necessità di un modello nuovo di divertimento. Io inviterei tutti a fare un giro il sabato sera nella nostra città per rendersi conto come genitori quello che fanno i loro figli, e questo è l'invito che faccio da nonno: andate a vedere quello che fanno i vostri figli in centro. Successo a Camucia per il concerto di Tananai con Jovanotti come ospite d'eccezione. Un'ora e mezzo di concerto, Tananai ospite del Cortona Comics, 6.000 persone allo stadio di Camucia, e sul palco con lui c'è stata una sorpresa, è salito anche Jovanotti. Si sa come si creano certe illusioni di galassie di energia. Giocano dai gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di immagini. Era un po' che non c'era una cosa che radunasse così tanta gente, ragazzi soprattutto. No? Si lamenta spesso che a Cortona non succedono cose per i ragazzi. Sta succedendo, quindi per me è una cosa molto bella. Senti, Tananai è un po', come dire, nella tua cerchia, c'è un rapporto. Io sono un suo fan dall'inizio, mi è piaciuto subito quando è uscito, l'ho notato e poi l'ho invitato a Jova Beach Party, quindi ci eravamo conosciuti in quell'occasione, siamo diventati buoni amici, ci sentiamo ogni tanto. E il fatto che poi, quando ho saputo che veniva a Cortona, ho detto: ma dai, ma veramente viene a Cortona? Quindi l'hai saputo dopo? Dopo, cosa ho visto il manifesto. Meraviglioso. Perché, cioè, lui non ha collegato immediatamente che io fossi di qua, perché io ho detto: cazzo, ma vieni a casa mia. E quindi è stato bello, molto bello. Lui è molto bravo e dai, è una bella sera, no? Questi ragazzi di Cauta sono una bellissima novità su Cortona. Bellissima. L'ho conosciuti oggi, conoscevo i loro genitori io in realtà. Sì, è bello che ci siano dei ragazzi che prendono un'iniziativa, che collaborano con il territorio, che hanno delle idee e le portano avanti. È bello, una bellissima cosa. Amore tra le palazzine a fuoco, la tua voce riconosco. Illuminazione del rione di Via dell'Amore vince l'edizione 2023 della Maggiolata di Lucignano. Si è chiusa l'edizione 2023 della Maggiolata. Nelle parole di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana e ospite d'onore della serata conclusiva, quasi un presagio di quello che sarebbe successo poco dopo. Lucignano stasera è ancora più bella, splende di una luce che non avevo mai visto. E proprio il carro illuminazione del rione di Via dell'Amore, a notte fonda, è stato proclamato vincitore dell'edizione 2023 della Maggiolata lucignanese, con l'assegnazione del Grifo d'Oro. Al tripudio dei giallorossi si uniscono tutti gli altri. A dimostrazione, ha sottolineato il sindaco Roberta Casini, che la nostra manifestazione unisce e non divide. Voglio fare i complimenti a chi ha vinto, a tutti i cantieri che hanno realizzato opere meravigliose, ma il ringraziamento, ha detto Casini, va a tutti coloro che hanno lavorato per rendere speciale questa edizione della Maggiolata, facendo trionfare Lucignano. Ancora una volta, insomma, la festa dei fiori ha fatto centro, con uscite e serate davvero molto apprezzate.
A Castiglione Fiorentino, in piazza del municipio, taglio del nastro per il punto di informazione e accoglienza turistica. Eccolo l'ufficio informazioni e accoglienza turistica di Castiglione Fiorentino. Siamo in piazza del municipio, sul lato opposto rispetto all'ufficio postale. Uno spazio ristrutturato secondo criteri architettonici e funzionali. In queste stanze, al cui interno sarà operativo personale specializzato, i turisti che vengono a Castiglione riceveranno informazioni e tutte le coordinate utili per la loro permanenza sul territorio. Una struttura che sarà aperta 7 giorni su 7, dalle 10 alle 18 per i giorni feriali e nei festivi dalle 10 alle 13. Un investimento importante anche in termini comunicativi che ci consentirà di fare ulteriori passi in avanti nel settore turistico. La gestione a chi è affidata? Personale interno? La gestione è affidata a personale interno, oltre a una collaborazione con Valditiana Experience che ci sarà di supporto nella commercializzazione di quelle che sono le esperienze del nostro territorio e anche nei rapporti istituzionali con la Regione. Nel periodo del Covid il Comune di Castiglione Fiorentino ha fatto una scelta strategica, quella di creare e dotarsi di un ufficio turismo che aveva una sola unità nella pianta organica, togliendola tra l'altro da altri settori. Da tutto questo nasce anche un nuovo punto di informazioni che avrà la funzione di dare risposte tempestive e capillari proprio qui dalla piazza del municipio. L'arte e la storia incontrano la fiction nella terra di Piero della Francesca. Arezzo e Sansepolcro ospitano il Festival Rinascimento allo Specchio. Primo appuntamento sabato 3 giugno a Sansepolcro. Seguiranno Arezzo il 4 e Monterchi il 17 giugno. Un mondo parallelo a quello degli studi sulla storia e sull'arte è quello del romanzo e della fiction, che da tempo accoglie l'attenzione del pubblico. Così il Rinascimento e i suoi autorevoli rappresentanti, come Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Michelangelo, sono stati rivisitati in forma creativa. Questo suggestivo spazio letterario sarà il tema del mini festival organizzato dalla Fondazione Piero della Francesca, dai comuni di Sansepolcro, Monterchi e Arezzo, con la collaborazione della Fraternità dei Laici e dei Commercianti del Centro Storico di Sansepolcro. Una prima e significativa sinergia tra le istituzioni nelle terre di Piero. L'appuntamento a Sansepolcro sarà per sabato 3 giugno nella straordinaria cornice della Casa Natale di Piero della Francesca, e dove potremo ascoltare Matteo Strucul, importante autore di romanzi storici, noto per la sua saga sulla famiglia dei Medici e vincitore di importanti premi. E la Fraternità dei Laici ospiterà l'appuntamento del 4 giugno con la scrittrice Chiara Montani, che è autrice di famosi libri proprio sulla vita di Piero della Francesca, e lo farà nello splendido scenario della terrazza monumentale in Piazza Grandi ad Arezzo, in Fraternità dei Laici, e con l'occasione rimarrà aperto anche il palazzo, che potrà essere visitato insieme alla sua pinacoteca, al famoso orologio astronomico del 1552 e la sua terrazza panoramica. Ed ora le notizie della Camera di Commercio. Il commercio di Arezzo Siena ha aderito anche quest'anno al premio Storie di Alternanza e Competenze promosso da Union Camere Nazionale e rivolto agli istituti di istruzione secondaria superiore della provincia di Arezzo e Siena. Il premio è suddiviso in 4 categorie, possono partecipare gli istituti tecnici professionali, gli ITS Academy, i licei e coloro che vorranno presentare progetti sulla materia dell'autoimprenditorialità e dell'educazione finanziaria. La selezione sia a livello locale che poi successivamente a livello nazionale è condizionata alla presentazione di un video che racconti i percorsi di alternanza scuola-lavoro, i tirocini curriculari e gli apprendistati svolti dagli studenti. La domanda deve essere inviata a cura dell'istituto scolastico sul sito Storie d'Alternanza o eventualmente sul link reperibile sul sito camerale.
poco Newsline e poi 9:10 informazione attualità. Al termine una storia impossibile, docufilm che ricostruisce l'impresa delle ragazze dell'Arezzo Calcio femminile capaci di raggiungere la Serie B senza perdere un solo incontro. La serata proseguirà poi con i Venerdì di Giostra. In questa puntata si parla della storia della Giostra, del Saracino e dei quartieri a partire dal secondo dopoguerra. È tutto per questa prima parte del nostro telegiornale. Adesso le previsioni del tempo, lo sport e i nostri programmi. Grazie per averci seguito e arrivederci.